innanzitutto un posto fisso, un posto bisogna averlo, un lavoro sicuro bisogna averlo, dove per sicuro ovviamente significa un posto sul quale puoi contare per un'esistenza libera e dignitosa che ti consenta di fare qualche progetto per la tua vita. Mi riferisco soprattutto ai ragazzi e alle ragazze italiane. Dopodiché il mondo del lavoro è cambiato, lo sappiamo tutti, e sappiamo anche che per combattere il fatto che un posto fisso per tutta la vita è difficile pensarlo, se non nella pubblica amministrazione o in altre grandi strutture, occorre che ci sia un'attrezzatura di ammortizzatori molto seria che ti garantiscano però la tranquillità dei lavoratori e delle lavoratrici, qualunque sia la loro mansione, qualunque sia la loro funzione. Detto questo, noi usciamo da un periodo nel quale la rottura sindacale è stata coltivata con grande pervicacia, mi riferisco al governo Berlusconi. Il fatto che si ritrovi un clima di confronto e un clima di unità anche tra le forze sindacali, io lo considero un ottimo alleato per la crescita dell'Italia, e credo che questo clima andrebbe continuamente coltivato con attenzione e con dedizione. È ovvio che tutto questo non può volere dire fermarsi sulle riforme necessarie che l'Italia deve affrontare, e che non necessariamente, secondo una lettura che ne danno i mass media, devono essere le riforme che penalizzano il lavoro, ma al contrario, che meglio garantiscono un inserimento in un mondo del lavoro che è cambiato e che va modernizzato. Quindi sull'articolo 18 qual è la sua opinione? Sull'articolo 18 io ho un'opinione molto tradizionale, quindi se lo chiede a me le dico che il fatto che un lavoratore abbia tutela per i licenziamenti ingiusti, senza giusta causa, senza giustificato motivo, io continuo a trovarlo un punto centrale della relazione tra il lavoro e l'impresa.